amici da Claudio Vitali e Laura Bati. Benvenuti ad una nuova puntata di Passeggiate nella Storia. Oggi Laura ci siamo spostati un po' da Firenze, però ci siamo spostati per visitare un luogo bellissimo, una città molto importante adesso, ma molto importante anche nel Medioevo e nel Rinascimento. Addirittura, stiamo parlando di Prato, addirittura la città di Prato aveva nel 200-300 circa 10.000 abitanti, mentre Firenze ne aveva 40.000, era una grande città. Era nell'orbita di Firenze, però era una città molto importante grazie anche ai tessuti. Alla ricchezza in generale, e lo vediamo nell'edificio che andiamo a visitare oggi. Esatto, Cesare ha inquadrato alle nostre spalle quella che forse è una delle più grosse attrattive della facciata del Duomo di Prato, cioè il pulpito di Donatello, dal quale si affaccia il Vescovo di Prato quando presenta la più importante reliquia della cristianità che è custodita all'interno, che è la cintola di Maria, la madre di Cristo. Non diciamo altro. Sì. Andiamo a visitarlo grazie ad essere accompagnati dalla consulenza e da una persona molto esperta, che è il dottor Claudio Cerretelli, il direttore del museo e della diocesi, del Duomo della diocesi di Prato. A questo punto iniziamo la puntata e buon divertimento agli amici di Passeggiate nella Storia. Andiamo! La zona nella quale ci si trova è un po' il nucleo della città antica, il vecchio Borgo Alcornio, che poi si fuse al Borgo di Prato, costituendo la città attuale. La zona della Piazza del Duomo è una zona che ha vissuto un po' tutta la storia della città. Praticamente la Piazza Grande, quella nella quale, di fronte alla chiesa, fu realizzata alla fine del 1200 per ospitare i pellegrini che venivano a visitare la Sacra Cintola della Madonna. Un po' tutta la cattedrale, il museo, ruotano intorno a questa reliquia della Sacra Cintola, che è un po' il palladio della città, un po' l'elemento che connotava l'essere pratese, essere di Prato, era essere della città della Cintola, della città della Madonna. Non è un caso che intorno a questo culto della Madonna sono nati poi intorno alla città ben 5 santuari mariani. Quindi la zona di Borgo Alcornio e di Prato aveva un'antica pieve dedicata a Santo Stefano, che è il patrono della città. Secondo la tradizione, nel 1141, ma nella chiesa intorno al 1170, arrivò questa reliquia della Sacra Cintola della Madonna. Era una reliquia che, secondo la tradizione, sarebbe stata donata dalla Madonna al momento dell'Assunzione a San Tommaso, a dimostrazione di quanto stava avvenendo. E gli apostoli la consegnarono poi a un pio cristiano dell'epoca, e nella famiglia di questo cristiano si tramandò per circa 1000 anni, finché un pratese, Michele, andando in Terra Santa per devozione, si innamorò di una ragazza del posto, Maria, e sposandola ebbe in regalo, in dote dalla madre, questa reliquia della Sacra Cintola della Madonna. La riportò a Prato e solo in punto di morte la donò alla chiesa che era di fronte alla sua abitazione, cioè l'attuale pieve di Santo Stefano, Duomo di oggi. La chiesa si è sviluppata proprio anche in funzione di questa reliquia della Sacra Cintola. Le trasformazioni più importanti si ebbero intorno alla metà del 1100, inizi del 1200, quando fu praticamente riampliata la chiesa, costruito il campanile e soprattutto suddivisa all'interno in 3 navate da un architetto importante, Guidetto, che era quello che stava realizzando la facciata del Duomo di Lucca. L'interno quindi ha una parte iniziale romanica molto bella e un transetto gotico che fu aggiunto invece dopo un tentativo di furto della Sacra Cintola. Cioè, dopo che nel 1312 si tentò di rubare questa cintura, il ladro fu duramente condannato, gli tagliarono le mani e poi lo bruciarono vivo sul Bisenzio, la chiesa si decise di dare una sistemazione migliore alla reliquia e quindi fu realizzato il transetto gotico, che è quello che ancora esiste, con le 5 cappelle del fondo. La chiesa si impreziosì poi anche di altri elementi, come il pulpito di Donatello e Michelozzo all'angolo della chiesa.
pulpito non nasce come pulpito per la predicazione, ma semplicemente per mostrare ai fedeli la Sacra Scintola, cioè le 5 volte l'anno nelle quali si mostra questa reliquia: Natale, Pasqua, il 1 maggio, il 15 agosto e soprattutto l'8 settembre, che è la festa grande per Prato, la Madonna della Fiera. Il vescovo mostra questa reliquia dal pulpito di Donatello, che, come D'Annunzio lo definì, come un nido che sboccia dallo spigolo della chiesa, perché D'Annunzio studiò a Prato al Collegio Cicognini e amò quindi questa scultura. E il pulpito è la parte finale di un percorso processionale che dalla cappella che ospita la Sacra Scintola passa dentro la facciata del Duomo, perché il Duomo ne ha in realtà 2 di facciate, passa nel corridoio fra le 2 facciate e giunge fino appunto al pulpito. All'esterno, a parte il bellissimo campanile dei primi del 200 ampliato poi alla metà del 1300, le cose più importanti sono appunto questo bellissimo ombrello che copre il pulpito di Donatello, che è una danza di angeli, poi la vedremo in particolare anche nel museo. Nella facciata poi c'è una lunetta di Andrea della Robbia, notevole anche questa. Poi la cosa che caratterizza la nostra chiesa è il bicromismo tra marmo verde di Prato, che in realtà è un serpentino, una pietra vulcanica, e alberese, questa pietra più chiara. Il verde di Prato è quello poi utilizzato a Firenze, Pistoia, un po' in buona parte dell'area fiorentina pistoiese in tutto il Medioevo. Entrando dalla porta principale ci troviamo nella parte romanica della cattedrale di Prato, quella realizzata praticamente nelle forme attuali ai primi del 1200 su progetto di Guidetto, un architetto che completò la facciata del Duomo di Lucca, quindi uno dei più importanti architetti che operavano nella Toscana del tempo. E l'idea di Guidetto è di suddividere la chiesa in 3 navate rette da queste splendide, robuste colonne in serpentino verde, il marmo verde di Prato, con arcate a pieno centro al di sopra e capitelli piuttosto originali sul disegno di questo architetto appunto. La chiesa poi fu ampliata, come abbiamo accennato, a seguito di un tentativo di furto della reliquia della Sacra Scintola dopo il 1312, e il transetto attuale si innesta sul corpo della chiesa romanica in una maniera geniale, perché l'architetto che fece questo intervento, il Vasari dice che fu Giovanni Pisano, ma probabilmente si tratta di un architetto fiorentino dell'ambito di Nicola Pisano, non direttamente Giovanni, comunque un originale architetto, mantenne in piedi anche le ultime 2 colonne della chiesa romanica, che sono all'imbocco del transetto, e mentre solitamente, pensate a Santa Maria Novella o Santa Croce a Firenze o il Duomo di Firenze, nel punto in cui si apre il transetto di solito sono necessarie delle colonne a fascio molto robuste per sostenere il peso enorme della copertura, in questo caso ci sono solo 2 colonne molto esili che non sostengono in realtà il peso della copertura, perché questo architetto geniale realizzò un unico grande arco che sopra le volte attuali collega le 2 pareti esterne della chiesa, e quindi la parte sotto non sostiene nessun peso in realtà, se non il peso proprio, e quindi mantiene semplicemente queste colonne sottili, e il passaggio tra la parte romanica e la parte gotica quasi non si sente. Il transetto gotico ha sul fondo 5 cappelle, la centrale più grande, che era di patronato del comune, e le 4 laterali che invece furono vendute a privati, cioè erano proprietà di famiglie private. Le cappelle sono decorate da importanti affreschi che vanno da Filippo Lippi, Paolo Uccello e l'ottocentesco Alessandro Franchi. Lo sfortunato che nel 1312 tentò di rubare la Sacra Scintola, secondo la tradizione l'impronta della sua mano tagliata, insanguinata, è sopra il portale della chiesa, sul portale laterale vicino al campanile. La gente inferocita si buttava questa mano tagliata e, secondo una tradizione che esiste già dal 300, tocca la pietra e rimane questa macchia rossastra del pollice e delle altre dita insieme vicino alla colonna. Su
subito a sinistra dell'ingresso è la cappella della Sacra Cintola, cioè la cappella dove si conserva la reliquia che si mostra 5 volte l'anno, come abbiamo accennato. È una cappella che fu ottenuta sfondando il muro della chiesa tra il 1385 e il 95, anno della traslazione della reliquia, e ha una serie di opere importantissime, dalla piccola Madonna di Giovanni Pisano che corona l'altare, una delle opere più belle di questo importante scultore e architetto, a una serie di affreschi di Agnolo Gaddi che raccontano le storie della Vergine e ricollegano le storie della Madonna alle storie della Sacra Cintola di Prato, quindi Michele che va in Terra Santa, sposa una ragazza del posto e ha in dono questa reliquia della Sacra Cintola, riportandola poi a Prato. Sotto il pavimento cinquecentesco della parte romanica è stato collocato da pochi anni il sepolcreto dei vescovi di Prato, perché Prato dal 1653 è diocesi, ma solo dal 1954 ha un proprio vescovo residente, quindi il primo vescovo di Prato, Monsignor Fiordelli, è sepolto in questo sepolcreto, che è stato segnato poi esternamente da una opera d'arte contemporanea che in qualche modo sottolinea la funzione di questo spazio. È la cosiddetta Porta della Luce di Pino Spagnuolo, una specie di un enorme blocco di ferro forgiato, sono 9 tonnellate di ferro, che ha un taglio a tau nel centro dal quale fuoriesce della luce, cioè in qualche modo questo specie di elemento sepolcrale, questa specie di chiusura di tomba lascia però intravedere al di là di quella una luce, la luce della soprannaturale, del mondo ultraterreno, quindi in qualche modo un elemento di richiamo anche alla funzione di quello spazio. In questa zona poi ci sono altre opere importanti come il pulpito interno, che fu realizzato da Mino da Fiesole e Antonio del Rossellino su progetto di Pasquino da Montepulciano, lo stesso artista che completò la bella cancellata che chiude la Cappella della Cintola, che invece era stata progettata da Maso di Bartolomeo, e il pulpito interno veniva utilizzato per la predicazione durante le celebrazioni, e per mantenere questa elegante forma calice che ha, non ha una scala fissa, ma veniva appoggiata a una scalinata in legno in modo da poter consentire al sacerdote di salire. Bellissime sono le 4 sfingi alla base su disegno di Pasquino da Montepulciano, e poi i rilievi del terrazzino che sono di Mino da Fiesole e Antonio del Rossellino con storie di Santo Stefano e storie della Cintola. Infine, di fronte a questo, è un bellissimo candelabro pasquale in bronzo fuso a 7 braccia che è opera di Maso di Bartolomeo, l'artista appunto che ha disegnato la cancellata della Cappella della Cintola e che disegnò anche il terrazzo interno dal quale si mostra nella cattedrale la Sacra Cintola. Prima dell'imbocco del transetto, un intervento relativamente recente del 2000-2001 è la nuova sistemazione del presbiterio. L'altare, che è in marmo d'Alicarnasso, l'ambone, cioè lo spazio per la lettura, che è in bronzo, e il candelabro, che è in marmo e bronzo. Sono opera di un artista recentemente scomparso, ma un grande artista americano, Bob Morris, che è considerato il maestro della minimal art, dell'arte essenziale, dell'arte minimale in America. Il transetto trecentesco, che conserva la struttura originaria con delle alte volte a crociera decorate nel 300 appunto, ospita varie opere di notevole interesse. Un tabernacolo tolto dalla campagna e portato nella chiesa nella seconda metà dell'Ottocento è il cosiddetto tabernacolo della Madonna dell'Ulivo, fatto da 3 fratelli, importanti artisti fiorentini, fratelli Dammaiano. Benedetto Dammaiano, che era soprattutto scultore, realizzò questa bella Madonna col bambino in terracotta di forme piramidali, mentre la nicchia che la ospita è quasi certamente sul disegno di Giuliano Dammaiano, un importante architetto di corte della famiglia dei Medici. Il fratello maggiore, del quale sappiamo poco, probabilmente Giovanni, realizzò l'altorilievo sotto la figura della Madonna con una Pietà in marmo verde e marmo bianco. Il presbiterio ha una balaustrata interessante, realizzata nel 600, ma riutilizzando parte dei rilievi in marmo bianco di Francesco di Simone Ferrucci, un artista fiorentino che aveva realizzato il coro
quattrocentesco della pieve di Santo Stefano. Così nel presbiterio abbiamo insieme delle lastre con cherubini e stemmi quattrocentesche e degli intarsi in commesso di pietre dure e marmi pregiati realizzati nel 600 come i balaustrini della balaustrata presbiterale che introduce alle cinque cappelle del transetto. La cappella maggiore, che era di patronato del comune e che è introdotta da un altare settecentesco e sormontato da un bellissimo crocifisso in bronzo di Ferdinando Tacca, è la cappella più celebre della cattedrale. Fu decorata tra il 1452 e il 1465 da Filippo Lippi. Fra Filippo era un artista fiorentino di famiglia povera che fu messo in convento a pochi anni per necessità di sopravvivenza. Il padre era morto, la madre morì partorendolo, quindi in realtà la famiglia lo mise in convento per farlo sopravvivere. La sua non fu realmente quindi una vocazione come quella del Beato Angelico o di altri artisti ugualmente molto, diciamo, che ebbero anche una vera vocazione ecclesiastica. Nel caso di Filippo fu un obbligo e questo gli viene riconosciuto come aspetto negativo dalla critica ancora fino a tutto l'Ottocento, cioè si tende a valutare Filippo Lippi per il suo tipo di vita, una vita abbastanza sregolata se ci pensiamo, perché come dice il Vasari era molto venereo, gli piacevano le donne, e chiaramente da frate carmelitano questo non era una cosa poi così normale, ma in realtà proprio questa sofferenza che Filippo visse su di sé, il fatto dell'aver vissuto le passioni, il senso di colpa, un po' tutti i sentimenti umani, gli consente molto più degli altri artisti del suo tempo di sapere esprimere in maniera credibile e coinvolgente i sentimenti dei personaggi che rappresenta. E questo gli viene comunque riconosciuto già dal Vasari, che dice che Filippo era bravo a rendere le emozioni, cioè i sentimenti, e nelle sue opere lo troviamo costantemente. Direi che forse oggi non siamo neanche ben consapevoli dell'importanza che il ciclo di affreschi di Filippo Lippi nel Duomo di Prato ha avuto nella storia della pittura italiana, perché sicuramente è stato un ciclo che ha influenzato i due più grandi artisti del pieno Rinascimento, cioè sia Michelangelo per alcune cose, per l'imponenza di certe figure, per una certa virilità nell'espressione pittorica di Filippo, che Leonardo da Vinci per altri elementi, si ispirano in qualche modo a questo ciclo di affreschi. Semplicemente per citare un esempio, penso che sarebbe quasi impensabile il Cenacolo di Leonardo a Milano, con questa scena che si apre sul fondo in un paesaggio, senza avere il precedente del Convito di Erode di Filippo Lippi, che ugualmente con questa forma avvolgente si apre sul fondo in un paesaggio. Quindi un artista importante, un artista forse anche misconosciuto dalla critica proprio per la sua vita, ma un artista geniale, originalissimo. Filippo dipinge qui in 13 anni, ma non perché fosse poi così lento, semplicemente perché aveva così tante commissioni, era l'artista più importante della Firenze del tempo insieme al Beato Angelico, era già morto Masaccio, erano morti altri importanti artisti, quindi lui era tra veramente gli artisti più importanti, quindi ebbe molte commissioni dalle famiglie fiorentine e quindi magari veniva sul cantiere, lavorava per alcuni giorni, si faceva dare anticipi e poi non lo rivedevano per un bel periodo, quindi 13 anni di lavoro non sono 13 anni di lavoro costanti su questa cappella e ci furono anche problemi nei rapporti con la committenza, però alla fine Filippo fu pagato per questa cappella, mi pare intorno a 1750 fiorini d'oro, la cifra più alta mai pagata fino ad allora per un ciclo pittorico, e ugualmente i pretesi furono così soddisfatti della sua opera che ebbe altre commissioni dalla città. La cappella presenta sulle due pareti le storie dei due santi principali della Chiesa, Santo Stefano, patrono di Prato, e San Giovanni il Battista, patrono di Firenze, ma anche a ricordo del fatto che questa chiesa era una chiesa battesimale, cioè era l'unica chiesa del centro cittadino nel quale si battezzavano i bambini. Le storie si sviluppano a partire dall'alto, come tutti gli affreschi. Per la storia di Santo Stefano, Filippo si basa su antiche tradizioni molto fantasiose e quindi dà sfogo un po' a questa sua vena di narratore piacevolissimo. E racconta, ad esempio, così diceva la tradizione, che Santo Stefano fu sostituito nella culla dal diavolo con un diavolo bambino.
e il piccolo Stefano fu invece messo su una nave alla deriva e abbandonato nel mare. Questa nave però si arena su una spiaggia e una cerva allatta il piccolo Stefano, finché una donna trova il bambino e lo porta al vescovo della città, Giuliano. E nella lunetta appunto ne vediamo sia la natività con questa figura del diavolo che sostituisce il bambino, che su un lato la cerva che aveva a fianco appunto il bambino. Alcuni particolari di questi affreschi non si vedono più, sono praticamente scomparsi, perché Filippo non ha potuto fare come gli artisti del suo tempo una vera e propria bottega. Considerate che per diventare maestro o pittore si stava a bottega dai 9 ai 12 anni, quindi si imparava progressivamente anche la tecnica dell'affresco, che è una tecnica complessa. Lui, come frate carmelitano, chiaramente non ha potuto farla questa bottega. E allora com'è che ha imparato? Beh, ha avuto la fortuna che al Carmine di Firenze, dove lui era frate, appunto giovane fraticello, vengono chiamati a dipingere la Cappella Brancacci niente meno che Masaccio e Masolino da Panicale. Quindi è chiaro che, vedendo i due grandissimi artisti all'opera, Filippo Lippi impara probabilmente la tecnica, ma non la può imparare in maniera perfetta, non ha il tempo per impararla in maniera perfetta. Quindi in questi affreschi di Prato utilizza molto i ritocchi a secco, cioè non la tecnica pura dell'affresco, che consiste nel dipingere sull'intonaco ancora umido con colori che sono semplicemente terre e i colori si seccano insieme all'intonaco, l'idrato di calcio della calce assorbe il colore, lo blocca, lo fissa e lo rende indelebile. Invece Filippo preferisce anche intervenire con ritocchi a secco, cioè aggiungendo al colore, quando già l'intonaco è secco, un legante, poteva essere la caseina, cioè il latte, oppure bianco d'uovo o altri leganti organici. E quindi col tempo questi ritocchi, con le puliture anche un po' brusche alle quali gli affreschi nel tempo furono sottoposti, si perdono. Così poi abbiamo nelle scene delle figure che sembrano quasi dei fantasmi, ce ne sono solamente la traccia. Nonostante però che rimangano solo alcuni elementi di alcune parti, gli affreschi sono ugualmente splendidi. La scena della vita di Santo Stefano prosegue nella scena centrale, dove Stefano, dopo aver sognato un angelo che gli dice di andare a predicare, lascia il vescovo Giuliano, e qui c'è già l'abilità di Filippo nel rendere le emozioni dei personaggi. C'è Stefano che tiene con due mani il braccio del vescovo Giuliano e ci fa capire come il distacco non è semplicemente un saluto, ma è una sofferenza, cioè fa capire quanto è difficile per Stefano lasciare il vescovo che lo ha cresciuto. E poi ancora la storia nella stessa scena va avanti e riconosciamo Stefano perché ha sempre vestito di rosso con la dalmatica, è tipica dei diaconi, cioè non è ancora sacerdote, ma sta facendo il percorso per arrivare ad essere sacerdote, quindi lo riconosciamo bene. E Stefano parla in segreto con un uomo e sono piegati uno sull'altro per farci capire che c'è qualcosa di strano. L'uomo gli racconta che il figlio è indemoniato e nella scena seguente Stefano libera dal demonio questo ragazzo, che diventa quasi uno straccio bianco spossato dalla fatica di questa lotta contro il diavolo, mentre il diavolo è un'ombra bruna che scappa sopra la testa. Infine sul lato c'è la disputa di Santo Stefano, cioè Stefano che discute con i sacerdoti nel tempio dopo aver commentato la lettura del Vecchio Testamento e dicendo appunto di contemplare nei cieli Dio Padre e Gesù alla sua destra, viene accusato di essere un bestemmiatore. Gesù era stato crocifisso da poco, quindi dire che Dio Padre era affiancato da un malfattore crocifisso era una bestemmia per gli ebrei del tempo, quindi viene condannato a morte per lapidazione. La scena più bassa, che è la più bella perché è anche la più vicina a chi osserva, rappresenta la celebrazione dopo il ritrovamento del corpo di Santo Stefano. E è veramente bella l'impostazione prospettica della scena, perché Filippo ci fa una sorta di chiesa paleocristiana davanti della quale ci sono due gruppi di figure e nel centro il corpo di Santo Stefano. Nel gruppo di destra riconosciamo sia l'autoritratto di Filippo nell'ultimo frate, piuttosto massiccio, un po' bolso forse, che guarda verso di noi con uno sguardo intelligente, con uno sguardo molto vivo. Questa tecnica dell'autoritratto che guarda verso l'osservatore lo ritroviamo in tanti pittori anche successivi. Poi a fianco dell'autoritratto di Filippo e forse del suo collaboratore Fra Diamante c'è una figura vestita di rosso, imponente,
La figura trattata con molto rispetto, però, è il Papa Pio II, ne è Silvio Piccolomini, quello che per intenderci realizzò la grossa ristrutturazione di Pienza, ma era anche il Papa che aveva concesso alla Chiesa di Prato il titolo di Nullius Diocesis, cioè in qualche modo la pieve di Santo Stefano di Prato dipendeva direttamente da San Pietro a Roma e non dal Vescovo di Pistoia. E voi sapete che tra Prato e Pistoia c'era sempre stata, diciamo, un po' di campanilismo e di tensione, perché i pratesi si sono sempre sentiti indipendenti, benché facessero parte del territorio pistoiese dal punto di vista religioso. La scena poi ha altre figure notevolmente belle, e anche al centro questo corpo esanime di Santo Stefano su un bellissimo tappeto turco del 400. Anche questi elementi, diciamo, preziosi che Filippo inserisce nella sua pittura sono un elemento molto interessante. Lui, che era costantemente alla ricerca di soldi, costantemente povero, amava particolarmente le cose preziose, quindi veramente questi elementi sono di notevole interesse. All'opposto, la storia di San Giovanni il Battista si basa sul Nuovo Testamento, quindi dopo la nascita del Battista, nella lunetta, troviamo nella scena centrale degli affreschi, a partire stavolta dall'imbocco della cappella, quindi guardando gli affreschi dalla destra, una bellissima scena che è quella di San Giovanni Battista piccolo che lascia i genitori per andare a pregare nel deserto. E queste figure si piegano una sull'altra quasi come se fossero i petali di un fiore, per farci capire questa sofferenza, mentre la madre di Giovanni, Elisabetta, guarda verso di noi, quasi volendoci chiamare a partecipi della sua sofferenza, di quello che sta avvenendo. È una figura bellissima, con questa veste quasi gonfiata dalla luce, che fa venire in mente quella che sarà poi la pittura del Pontormo, la pittura degli artisti del primo Cinquecento fiorentino. Quindi anche in questo caso sicuramente un influsso piuttosto forte sulla pittura successiva. Nella scena più bassa, che è forse la più bella del ciclo, la storia va avanti e dopo l'imprigionamento di Giovanni il Battista, che denuncia il fatto che il re Erode vive con la figlia del fratello Erodiade, viene appunto imprigionato, e a un certo punto avviene un banchetto di Erode con Erodiade e la figliastra Salomè, e Salomè balla per Erode, e Salomè balla in maniera così incantante che Erode gli promette qualsiasi cosa lei vorrà, anche la metà del suo regno, dice il Vangelo. In realtà Erodiade fa chiedere a Salomè la testa del Battista. A questo punto Erode è costretto a dare quello che aveva promesso, e quindi il Battista viene decapitato e la testa viene portata a Erodiade dalla figlia Salomè. Questa scena è un'unica scena del banchetto, bellissima, con questi convitati su tre lati della scena, che appunto si apriva su un paesaggio, purtroppo è quasi perduta la descrizione del paesaggio di fondo, e i convitati chiaramente fanno a seconda della zona in cui si trovano, partecipano a una parte o all'altra della scena. Al centro c'è Salomè che danza, che è forse la figura più famosa di tutto il ciclo. Ci fa venire immediatamente in mente la primavera del Botticelli, con queste figure così leggiadre, così mosse, così liberamente, diciamo, in movimento nello spazio. Non è un caso questo, se consideriamo che Botticelli fu allievo di Filippo Lippi e forse collaborò anche a questa, diciamo, alla fase finale degli affreschi della Cappella del Duomo di Prato. Poi c'è Salomè che riceve la testa del Battista, e infine Salomè che presenta alla madre Erodiade su un vassoio la testa del Battista, mentre i convitati intorno fanno gesti di disgusto, perché viene chiaramente in un banchetto viene presentata una testa mozzata. È un esempio bellissimo delle capacità di Filippo, per esempio la trasparenza e la luminosità delle vesti di Salomè che porta la testa, e questa sua quasi ingenua presenza, sta portando la testa del Battista mozzata, eppure guarda verso di noi anche lei con un'estrema ingenuità. Il volto della Salomè che danza, della Salomè che porta la testa, della Salomè che riceve la testa del Battista non è lo stesso. Cioè è come se Filippo Lippi avesse voluto diversificare i vari momenti, forse i vari livelli di colpa, la varia maturità di quello che sta succedendo, perché non può essere un caso. Filippo era così abile nei ritratti che avrebbe sicuramente potuto fare lo stesso volto. Invece le tre Salomè nella storia sono tre Salomè diverse, e bellissime anche Erodiade, impassibile, fredda, l'unica che con gesto d'imperio indica la testa del Battista, che è una donna particolarmente bella,
chi sono queste donne così belle? Beh, D'Annunzio, che è convittore nel Collegio Cicognini di Prato, ama questo affresco in maniera particolare e si chiede in un racconto delle città della luce, chi sei tu Lucrezia? Sei la Salomè che danza, la Salomè che porta la festa, sei la fredda Erodiade. Chi era questa Lucrezia Buti? Beh, Lucrezia Buti era la monaca che Filippo Lippi rapì, o comunque con la quale fuggì dal convento di Santa Margherita a Prato e dalla quale ebbe due figli. Filippino Lippi, che fu un celebre pittore geniale quasi quanto il padre, sicuramente molto raffinato, e una figlia femmina che poi andò sposata a un pratese. Beh, questa vicenda della fuga di una monaca di clausura con un frate carmelitano fece probabilmente scalpore, ma dovete tenere presente, appunto, come abbiamo accennato, che quello di Filippo non fu una vera vocazione, quella di Lucrezia ancora meno. Era una giovane di 16 anni, considerata bellissima, che il fratello setaiolo fiorentino aveva messo in convento a Prato per non pagare una dote sostanziosa per farla sposare, perché all'epoca una donna che si sposava pagava una dote in base alla posizione sociale, e quindi il fratello sarebbe stato costretto a pagare una grossa cifra. Quindi la Salomè che balla potrebbe forse essere la Lucrezia Buti della vicenda terrena di Filippo Lippi. Anzi, il maestro del D'Annunzio conclude che Lucrezia è un po' in tutte le donne di Filippo, cioè quest'artista che, morta la madre di parto, chiuso in un convento nel quale non poteva avere rapporti con le donne, che sicuramente ebbe con le donne un rapporto particolare, vede un po' in tutte le sue figure la madre, la moglie, l'amante, e quindi ci sono un po' in tutte le donne di Filippo a volte riscontri, richiami a queste figure, forse anche alla stessa Lucrezia Buti che visse a Prato.